Sono morti sul colpo Giovanni Maione, 27 anni di Pianura, e Anna Solovej, ventenne ucraina, da solo 4 giorni in Italia. Secondo le prime ricostruzioni della polizia municipale, il giovane alla guida della sua moto Honda Transalp, imboccata via Cannavino a Pianura, avrebbe perso il controllo del motoveicolo invadendo la corsia opposta e urtando violentemente un'auto che proveniva dalla direzione opposta. Un volo di oltre 15 metri che per i due ragazzi, legati da un rapporto sentimentale, è stato fatale. Entrambi non indossavano il casco, l'impatto con il selciato è stato così sicuramente più duro. La moto, un Honda Transalp 750, stava percorrendo via Cannavino, direzione via Comunale Marano. All'altezza del bivio con via Evangelista Torricelli, il conducente della moto ha perso il controllo ed ha invaso la corsia opposta, sbattendo contro la macchina, una Mercedes classe B, direzione opposta. L'automobilista si è immediatamente fermato e, quando si è reso conto di quanto successo, ha avvertito un malore ed è stato trasportato in ospedale. Per lui una prognosi di 10 giorni per fratture determinate dall'impatto.